Riparte con una mattinata soleggiata il mercato settimanale anche a Soverato. Dopo l'emergenza Covid e il lockdown, i commercianti più vicini alle esigenze della gente, dei cittadini, sono ripartiti, hanno rimesso la merce sulle bancarelle. E in occasione di questa riapertura abbiamo intervistato l'assessore che era presente in questa mattinata di ripartenza e abbiamo sentito commercianti e cittadini. Sì, anche Soverato riparte con la fase 2 per il settore commercio. Diciamo che dopo diversi incontri avvenuti con le sigle sindacali, il dirigente del settore commercio e il comandante della polizia locale, abbiamo deciso di riaprire sotto controllo e in una prima fase solo con i titolari di posteggio, abbiamo chiesto ai cosiddetti spuntisti di fare un passo indietro e cercare di venirci incontro affinché si possa riniziare pian piano. Sicuramente nelle prossime settimane saranno presenti anche gli spuntisti, quindi un mercato più completo o comunque completo al 100%. In questa prima fase mi sento di dire che sono molto soddisfatto perché sia i commercianti e sia gli avventori, quindi i nostri concittadini e non solo, tutti i cittadini del comprensorio, si sono dimostrati persone per bene, corrette e attente alle problematiche che purtroppo il Covid ci ha imposto. È una ripartenza che va a rilento sicuramente, ma come inizio ci siamo e sono contento. Vorrei ringraziare il comando della polizia locale di Soverato e anche gli ausiliari e le persone che collaborano insieme a loro, perché è da questa mattina alle 6:30 che abbiamo cercato di dare una parvenza di normalità. Penso che ci siamo riusciti e speriamo di migliorarci dal prossimo venerdì in poi. Ma giusto su alcuni prodotti, dove il prodotto manca e il prezzo sale, questa è la legge di mercato purtroppo. Ma diciamo che è stata nella norma più o meno. Con le restrizioni abbiamo tutto il sistema organizzato per il controllo, che è efficientissimo perché è continuamente qua che passeggia. La gente che o non lo sa o non gliene importa niente, che va a mettere le mani, c'è sempre, che non riescono a trattenersi, anche se questa che è una cosa che io pratico non da adesso ma da sempre. Beh, anzi, considerato il fatto che con il fatto del Covid-19, anzi, stiamo andando avanti. Andiamo avanti. Va bene, che volete? Ancora la gente ci cerca. Ci cerca disperati la gente. È una nuova ripartenza anche qui, come gli altri mercati. Speriamo che la cosa vada a migliorare, si vada a sbloccare questa pandemia. Speriamo tutto bene. Guardi, al mercato devo dire la verità, sono sempre gli stessi, non trovo rincari sinceramente. Ah, diciamo bene, dai, la situazione, se stiamo più attenti, si può portare avanti correttamente, andiamo benissimo. L'importante è che la gente lo capisce che deve usare la correttezza, tutto qua. Il resto a volontà di Dio. Eh sì, si riparte, dai. Basta che uno lo spirito di volontà, si supera tutto. Lo speriamo bene, speriamo veramente. Altrimenti siamo rovinati. Alla frutta si vedono aumenti in proporzione a prima. Qua è com'era? Frutta e verdura. Qua vengo spesso e com'era? Eh sì. Verdure. Prima 50 centesimi il mazzetto, adesso è 1 euro, da 2 euro al chilo. Noi abbiamo fatto un progetto nostro personale di sopportare anche questo, portare sì i prezzi ancora meno di prima, non di più, di meno. E l'abbiamo fatto di nostra volontà, di nostra spesa, di nostra, proprio della nostra azienda. Ci rimettiamo per portare avanti un supporto a tutta la gente. Addio, è andato molto bene. Diciamo che prima abbiamo preso un pochettino di paura. Era tutto fermo stamattina, invece sul tardi ci ha preso un pochettino, mi aspettavo un pochettino peggio, per dire la verità. Sì.